Allora, benvenuti a tutti e niente, per questo motivo vi dico una cosa, io Gran Turismo per il momento l'ho messo da parte perché con questa patente con la macchina di Formula 1, da Formula 1 scusate, non riesco. Ha troppa velocità, c'è poco tempo nel giro, è stabile perché è stabile, però è un circuito che secondo me... Io dico sempre che l'esagerazione non va mai bene, quindi per adesso sta lì fermo, non ci sto giocando perché mi sta passando, ve lo dico sinceramente, mi sta passando la voglia. È un circuito quello lì da prendere sta patente con sta macchina da Formula 1 che veramente sono quasi alla fine, le ho prese quasi tutte. Questa qui non c'è niente da fare. C'è sto Laguna Seca che c'ha sta curva a cavatappi, ma poi anche quelle prima, mamma mia, esagerato, cioè io non so come fanno a stare nell'1.15. Cioè, secondo me c'è qualcosa di inspiegabile in certi giochi. Quindi ci gioco, non porterò più niente di quel gioco lì sul canale, ve lo dico sinceramente, perché tanto non... a parte che non ho tempo, quindi adesso cambieranno anche molte cose sul lavoro, e quindi non avrò proprio più tempo di giocare quasi a nulla. Se non a questo qua, che è quello più distensivo e quel gioco più migliore che c'è, secondo me, di sport in totale sintonia, lo dico, ma non perché a me Gran Turismo è stato insomma, è un imprestito, io poi quei soldi che me l'hanno preso li devo ridare. Quindi no, abbiate pazienza, ma adesso l'ho messo da parte perché sinceramente quando vedo l'esagerazione a me passa la voglia di giocare, passa la voglia di giocare. Perché io non dico che i giochi non devono essere troppo facili o permissivi. È ok, e va bene, fin qui ci siamo capiti. Però neanche che si arrivi a sclerare o che siano impossibili da fare, cioè. Io trovo una difficoltà con quella patente lì che è fuori dal normale e ho messo modalità facile, proprio è l'unica cosa che puoi cambiare è la modalità facile, puoi mettere, ma ritengo che secondo me quel circuito lì con una macchina così, secondo me è impossibile. Comunque, chi ci riesce, bravo, bravo. E niente, torniamocene su questo gioco che è meglio. Allora, siamo alla partita, l'ultima di andata, si chiuderà oggi. Con l'ultimo lunedì di maggio la partita con il Manchester City. Ok? Niente ragazzi, io vi dico che andiamo avanti così. City non ha bisogno di presentazioni. Primo in classifica, 38 punti in 18 partite. Quindi 11 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte, solo 13 gol subiti. Miglior attacco insieme a noi e al Liverpool di questa prima parte di campionato e subentra anche il Brighton, 30 reti, ma le analisi le faremo alla fine. Adesso andiamocene in campo e andiamo a cercare perlomeno di non perdere questa partita perché sarebbe davvero non un dramma, però insomma dobbiamo cercare di Rinaldi intanto vince il pallone d'oro del Sud America, ok, andiamo avanti. Carriera allenatore, vi faccio vedere, ci hanno cercato delle squadre, persino il Chelsea, Blackpool, l'Hertz, e l'Higgins, non so che squadra sia, non chiedetemelo, non so di che campionato sia l'Higgins, comunque. Rifiuteremo chiaramente i messaggi, abbiamo da leggere qualcosa. Il annuncio hanno dato il primo calciatore, lo so, è un bel giocatore, un posto in casa Chelsea, ma un posto in casa Ings, stiamo cercando di unire il talento che prende il controllo della squadra, vediamo dopo il tuo risultato così mi piacerebbe il direttore del nostro club, riteniamo che tu possa l'Ings, ma non so che squadra sia ragazzi sinceramente, boh, vabbè, allora andiamo avanti e andiamo a farci chiaramente lo schema. Allora, lo schema, come sapete, andiamo prima a vedere, direi di fare lo schema che così ci aveva indicato di fare
il nostro amico Antonio. Allora, Kelly sicuramente partirà titolare. Dobbiamo decidere chi togliere tra Sigurdsson, Beltrame, giocherà trequartista, quindi primo tempo togliamo Lingard, facciamo così, che è quello più giù di forma di tutti. Andiamo a metterci il nostro Bennett che rientra, quindi facciamo un 5-2-1-2, però chiaramente con due centrocampisti centrali e non due mediani. Le coppie d'attacco saranno quella lì che vedete, quindi José Mauri andrà, Graban è un po' affaticato, direi di risparmiarlo secondo me, però è un giocatore che può sempre venire utile. Logan lo portiamo al posto di Button, José Mauri, Cordova, Lingard ci potrebbe servire, quindi non tocchiamolo. Dobbiamo decidere Graban se portarlo al posto di chi, però al posto di vabbè, andiamo a vedere Rose, vediamo chi possiamo mettere, mettiamoci Logan, va, che è un po' che non mi gioca più. Logan però è più destro, Kelly potrò giocare a sinistra anche, quindi mettiamoli così che è più bilanciato. Facciamo un centrocampo centrale, il capitano andiamo a darglielo a Beltrame, posto così. Io direi ragazzi di andare così, però Graban io lo voglio in panchina, mi dispiace anche se non sta molto bene. Però chi togliamo? Chi togliamo di questi qui? Devo sacrificare Georgiev, mi dispiace, però è così. Allora, adesso andiamo a fare difensivo, lo togliamo, facciamo il contropiede su Young, contropiede su Eder e facciamo terzini alti. Ok, perfetto. Quindi ragazzi, andiamo a giocarcela contro il Manchester City di Ilicic, mamma mia, Holland, Babel, De Bruyne, Gundogan, Santi Cazorla, Pedro Porro, João Me Costa, Felipe, Ruben Dias e Ramsdale. Mamma mia, che squadra! Che squadra, fan paura. Vediamo un po' se mettere rosso. Che bello così, dai, giochiamocela così. Che bella sta maglia, mamma mia. C'è Ilicic. Ilicic, non Ilicic. Ilicic, tanta roba ragazzi, prima contro seconda, chi l'avrebbe mai detto a questo punto del campionato? Andiamo in campo e speriamo in bene, almeno di non perdere. Ciao Cesare, grazie mille, buona giornata carissimo, grazie. No, non piove, è nuvoloso. Ok ragazzi, qua nevica, guardate che fiocchi, come sono fatti bene, guardate che roba, minchia come sono fatti bene. Dai raga, andiamo in campo, forza, mamma mia, grande entusiasmo, mamma mia come nevica. Santi Cazorla, attenzione alla pavimentazione che sarà veramente viscida. Santi Cazorla, Ruben Dias. Dente avvelenato, sono stati buttati fuori nella FA Cup proprio da noi nei primi due turni, mi sembra, nel secondo turno. Babel, De Bruyne, attenzione Xavi in costa, abbassiamo un po' il pallone, viene ribattuto e allora adesso si può proseguire con Sigurdsson. Cioè Sigurdsson va via Young, attenzione, è subito chiuso da Cazorla. Pedro Porro, attenzione a Gundogan, lo lasciamo andare troppo. Ilicic, l'ex Atalanta. Ferma tutto, attenzione, e ci sarà calcio di punizione. Attenzione perché qua Zuma è un po' diffidato, quindi deve stare attento. Il nostro... sì, c'è uno sgambetto, quindi il calcio di punizione penso che arrivi proprio ad hoc. Ilicic va a metterla in mezzo, attenzione De Bruyne. Gundogan, anzi, 1-0, ci siamo addormentati e il turco ci punisce. 1-0 City. Si arrabbia, ma qui c'è poco da fare. Mi sa che questi quest'anno prendono di nuovo il titolo anche qua. Porca puttana, l'abbiamo fatto saltare come dei coglioni. Andiamo, ed è. E adesso spingiamo sta squadra a salire, forza ragazzi.
Andiamo Logan, c'è il pallone girato verso Young che prova a fermarsi, mamma mia come rimbalza. Un po' di script, qua. Holland. No ragazzi, ma non c'è storia. E io dovrei alzare il livello di difficoltà, ma voi siete matti. Non giochi più se alzi il livello di difficoltà a sto gioco qua. Attenzione che li prendo porro. Il pallone in lungo, giocano bene. Sono forti. Però dai, non disperiamo e proviamoci. Almeno a pareggiare. Bello colpo di tacco. Adesso c'è Sir Sigurdsson, Beltrame. Facciamo salire la squadra, Logan, vai Logan, pallone in mezzo, Young, Beltrame, un dribbling, prova a buttarsi, ma è Kelly, controllo di Kelly, prova ancora, non c'è spazio, e allora si va da Eder, parte il tiro, la parata, mamma mia ragazzi, grande azione, grande movimento del nostro portoghese. Guardate che bel tiro, è la gran parata del portiere del Manchester City, Millwall che però si fa vedere, è quello che voglio io, di non stare passivi, anche se sappiamo che sono più forti. Linea laterale, Young, Eder. Questo è da rosso, arbitro? Giallo, figurati. Minchia Felipe. Che entrata ragazzi, giudicate voi, voglio un commento sotto questo video, questo intervento, se non è da rosso, se non è da rosso questo, qual è da rosso? Dai, cazzo però, ha messo il tiki taka. Allora, treno, aria piccola, palo lontano, proviamo a fare un palo lontano, vediamo. Parte il calcio di punizione di Kelly a cercare Power! Gran gol di Power! È 1-1! Lo schema! E Power! Grande! Forse il suo primo gol! Importantissimo! Ma che palla gli ha messo Kelly! Gran colpo di testa da attaccante puro, lui che è un centrocampista. Qui Pedro Porro si lamenta. Mamma mia, gran gol! Bellissimo, lo voglio rivedere, lo voglio rivedere. Bellissimo, porca miseria, gran gol di Power, 1-1. Mamma mia, ragazzi, che gioco, altro che altri giochi. Ma va, fanno tutti schifo gli altri giochi, fanno pena. Allora la palla ancora in mezzo, attenzione. Pallone Eder, prova a girarlo, sale Beltrame, 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 Eder, prova il tiro ancora, porca puttana. E Ramsdale stavolta c'è il rilancio a cercare Gundogan, colpo di testa grandissimi, la palla adesso sui piedi di Young, attenzione che è lento, Juan Costa, Ruben Dias, De Bruyne. Mamma mia De Bruyne, attenzione a questo De Bruyne che è forte. Babel, ex Bayern Monaco, fermato da Logan alla grande. E adesso si può ricominciare con Beltrame, tocco all'indietro, bravissimi. La palla di Kelly, può avanzare, il tocco in mezzo. C'è anche Beltrame, gliela dà male però stavolta qua. Sigurdsson, è un periodo Sigurdsson che non funziona bene. Attenzione perché siamo sul mercato, eh. Pallone in mezzo, occhio, 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 minchia, oh, guarda se mi dai il cursore, oh. Io faccio in fretta, faccio melina, porto a casa un punto, non è un problema, Rinuncio a giocare, faccio melina, se mi accorgo che c'è script faccio melina, Palla in mezzo, attenzione, esci, Button, palla ancora, guarda Young, vai, vai Eder. Fatela ridare, vai Sigurdsson. Eder, l'appoggio, ancora Eder. Kelly che ha un buon piede nel cross, Kelly deve tenerla, prova la finta, non riesce ad andare via, qualcuno che lo aiuta, santo Dio. Sigurdsson,
Pallone indietro, ancora Beltrame, la gira bene, e allora c'è Logan, il tocco per Beltrame, controllo protettivo, la parata. Mamma mia ragazzi, stiamo giocando abbastanza bene. E adesso bisogna però difendere, quando attaccano loro bisogna difendere bene. Gundogan, Gundogan, attenzione a Babel, fermato da Power. Questo ragazzo mi impressiona sempre di più. Beltrame, la palla a Siegos, so che si deve un po' svegliare. Appoggio qui, Kelly, Kelly, la palla Eder, il controllo, Eder, Eder. Minchia, ce n'ha sempre due però, porca puttana, Ilic. Attenzione. Pallone 36esimo, João Acosta, c'è Babel ex Bayern Monaco, ancora fermato. Mamma mia, è ancora Young. Young, Madonna che c'era il buco. Minchia, Santi Cazorla, Holland. Attenzione, non corrono. Siamo un po' giù di forma, però. De Bruyne, De Bruyne fermato. E adesso Beltrame che deve andare via. Beltrame. La palla verso Young, Young. Pallone Eder. Niente, non arriva. Non arriva questa palla. E allora ancora Beltrame. Minchia, combatte da Dio. Pallone ancora in mezzo. Sbaglia tutto il City. L'appoggio ancora da questa parte, c'è Sir Ferguson, arriva Kelly, 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 si muove Eder, deviato il pallone, ancora Eder che combatte, rimessa laterale, mamma mia che partita ragazzi, che partita. La rimessa adesso è di Kelly, il pallone appoggiato a Sir Ferguson, lo scarico ancora indietro, Power, carica al destro, la parata di Ramsey. Ultima azione del primo tempo, attenzione, Bennett che esce fuori dall'area e finisce 1-1 questo primo tempo. Gli abbiamo chiuso bene le fasce, gli abbiamo chiuso bene le fasce e Guardiola sta trovando difficoltà. Ragazzi, però Sigurdsson a me non mi sta convincendo, Mettiamo José Mauri. E lasciamo così per adesso. C'è Kelly un po' stanco, Kelly è un po' stanco, meglio toglierlo. Metti il velocista Rose. Vediamo quanto c'ha di velocità. 84, Rowe. 84, sono uguali. Però forse è più forte Rose, mettiamo lui, dai. Anche perché cazzo, quelli hanno un attacco micidiale, porca puttana. E allora Eder, il pallone è a José Mauri. Tocco l'indietro, Tomori. Ancora il pallone verso Logan. L'appoggio verso Power. Beltrame può salire. Chiama palla e riceve Eder. Il tocco in mezzo sbagliato. Recupera Felipe e poi rilancia in avanti l'azione del City. Bravissimo Tomori insieme a Zouma. Eccolo qua. Grande difensore centrale, Tomori, la palla all'indietro, Power, Bennett, riallarga il gioco e fa salire Logan, lo scambio verso Power che può anticipare l'azione, c'è subito Beltrame, il pallone verso Young, 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 va a contrastare bene e poi allarghiamo questa azione, palla verso Eder, Eder, la conquista, Young, 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 porca di quella Madonna che occasione sull'errore della difesa del City, figurati se va fuori. Pedro Porro. Attenzione. Torna indietro Rose, torna indietro. Sbaglia tutto, City sta giocando malissimo. Meno male. Holland inesistente. Rose. Pallone verso Zuma. Prova a confiscarsi con José Mauri. Tocco verso Beltrame. Sta giocando bene anche Beltrame, la palla lunga e c'è ancora Young, il colpo di tacco, Beltrame, carica il tiro, la parata di Ramsey, attenzione che si alza Lingard dalla panchina, eppure Graban, attenzione, e qui c'è fallo su Holland da parte di Tomori, possiamo andarlo a rivedere sul gigante, mamma mia, sì, questo è fallo, fallo netto. Attenzione,
con De Bruyne. Prova. Via, 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 va bene così, va bene così, va bene così, va bene così, va bene così. L'importante è non tenerla lì, buttiamola via piuttosto. Pedro Porro, Ilicic, ancora Gundogan, fermato, va via Rose, va via Rose, va via Rose, va via Rose, accelera, mamma mia, Rose. Aspetta l'ingresso di Eder in aria, ecco che arriva. No, cosa si è mangiato Eder? Cosa si è mangiato? Attenzione che questi. Buttali giù, buttali giù, buttali giù, buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù. Non l'ha buttato giù, gliel'ha presa. Sti cazzi. Bravo José. Il pallone in mezzo adesso da questa parte. Dobbiamo salire come delle falci. Non c'è gioco in mezzo. Vede il movimento di Young, attenzione, la palla in mezzo. Dai! Porca di quella troia! Ancora Eder! Deviato fuori! Mamma mia, ragazzi! È scivolato qua, se no guarda, non si è riuscito a alzare. Madonna, la porta spalancata. E qui c'è la deviazione. Quanto siamo? 68esimo. Si cambia per forza. Dentro Lingard, Beltrame non ne ha più. Mettiamo lui e basta così. I cambi sono questi. I cambi sono questi. I cambi sono questi. Boh, ok. Graban che va a battere l'angolo, ma da quando? Ancora Graban che può andare a crossarla, la mette in mezzo, niente. Ramsdale, 70esimo, ma se teniamo così è stata una grande prestazione contro la più forte del campionato. Attenzione, ancora Graban, subito che si muove bene, il pallone verso Beltrame, prova a dargliela in mezzo, niente da fare, e allora recupera ancora. Il pallone, ma perché non è entrato Lingard? Ah, non abbiamo più sostituzioni forse. Siamo a posto, attenzione! Busto bastardo di merda! Non lo vedi tutta la partita, poi come tira una volta ti fa gol, sto pezzo di merda. Allora, andiamo a vedere. Eh sì ragazzi, non abbiamo. Vabbè, non importa. De Ketelaere entra, attenzione, fuori De Bruyne, uno spento De Bruyne entra all'Oriente, fuori Santi Cazorla, attenzione a Rose, prova questo lancio in mezzo, Eder, prova a saltare di testa, niente da fare, ancora la palla adesso movimentato, l'azione del Manchester City, siamo al 77esimo, c'è ancora tempo per perderla. Questi sono, non mi piacciono quando fanno sto possesso palla tiki taka. Viene fermato però da un ottimo Rose, la palla in mezzo ancora. Bello, sganciato bene. È sganciato bene, è sganciato bene, è sganciato bene, è sganciato bene. La palla indietro ed è. Cazzo! Cazzo! Mamma mia! Mamma mia, che azione ragazzi di Rose! Abbiamo azzeccato il cambio qua! Mamma mia, quanto è forte sto terzino! Ciao, sporcacciona! Cicciona, sporcacciona! Ne è passata una che è un po' sporcacciona, quindi dai dai, ci sta molto bene ragazzi, 2-1. Attenzione però, non facciamoli pareggiare. Vieni indietro, vieni indietro, occhio qui, occhio qui, mamma mia, bello qui. E allora Graban chi la tiene? Graban, Graban, Graban. Attenzione, attenzione, chiudi, chiudi.
Mamma mia, buttati fuori dalla FA Cup e battuti in casa in campionato. Mamma mia, ce l'avranno a morte con noi. Pallone di Rose, tiene lì un gran pallone. Cambiamo gioco, bravi. Allarga Bennett, sali Logan. Sali Logan. Il tocco in mezzo ancora Beltrame. La palla per Eder. Eder. Tiro e scivola ancora, ma che cazzo di scarpe c'hai? Col sapone Dio fa. Attenzione. Attenzione, vieni Bennett. Bravissimo. 2 minuti e abbiamo portato via 3 punti in casa della più forte Tomori. E finisce così. Il Manchester City, 1 punto in 2 partite. Mamma mia, 4 gol subiti in 2 partite da parte degli più titolati in Inghilterra di questa Master League, di queste Master League, e vinciamo. Mamma mia, che risultato ragazzi, non poteva andare meglio, meglio di così non poteva andare, non poteva andare. Mamma mia, grande azione di Rose sulla fascia. Millwall vince in casa del Manchester City 2-1, vince a Southampton 1-0. Si riprende il Fulham nel derby col West Ham 2-0, Brighton Manchester United 0-0, Chelsea Arsenal 0-0, si fermano tutte quelle davanti, mamma mia. Leicester Norwich 2-0, Bristol Sunderland 0-0, Tottenham Watford 3-0, sale il Liverpool che vince col Blackpool in caduta libera 1-0 e Burnley che ferma anche il Leeds 1-1. Io direi che ragazzi, andiamo a vederci la classifica. Manchester City 38 punti, Millwall 36, Chelsea 35, Liverpool 34, un grande Southampton insieme al Tottenham 33 punti, Arsenal 31, Brighton, Manchester United, Leeds 29, Burnley 28, Leicester 25, Norwich 24, Blackpool 23, Bristol 22, Wolverhampton 20. Così come il Watford 20, West Ham 19, Fulham 14 e il Sunderland 9 punti. Ragazzi, direi che è tutto. Ci rivediamo per la prima di ritorno, un altro scontro importante perché avremo il Southampton. Quindi ciao a tutti, che partita, che risultato. Ciao a tutti, ciao ciao.